Sindaci spaccati, nessuna proposta approvata, con un risultato che rischia di essere disastroso per i cittadini che dovranno pagare le bollette dell'acqua. L'autorità per l'energia avrà solo una proposta da valutare, ovvero quella di Acea, che chiede circa 80 milioni di euro, soldi che dovrebbero essere pagati in bolletta fino al 2027. I primi cittadini dovevano formulare una controproposta da presentare all'autorità, non sono stati capaci di farlo. Nessuna compattezza, quattro diverse proposte presentate e bocciate. Non passa neanche la proposta della segreteria tecnica, l'unica formulata sulla base di numeri e cifre, contestando ad Acea tutti gli investimenti non fatti, gli interventi fatti invece in ritardo, più in generale i disservizi, elementi che riducevano la cifra da dare ad Acea a 34 milioni, spalmati però in più anni, con un aumento quindi inferiore sulla bolletta e anche con sgravi per le fasce più deboli. Ma i sindaci hanno detto no. Favorevoli 14 comuni in rappresentanza di 106.604 cittadini, contrari 31 comuni a rappresentarne poco meno di 200.000. Il rischio c'è di un provvedimento forte dell'autorità per l'energia e il gas. Avevamo 60 giorni per prendere una decisione. Rischiamo che decisioni anche future potrebbero essere tardive. Però ripeto, da parte mia tenterò anche un'ulteriore convocazione dell'Assemblea proprio per aver al meglio esercitato il mio ruolo, ma soprattutto per un senso di responsabilità nei confronti di questo territorio. Ottaviani, Caligiore, Morini e Salvati, ognuno ha avanzato una proposta. Ad ottenere il risultato migliore, quella del primo cittadino di Alatri, con 14 adesioni, ma nessuna è passata. E il messaggio lanciato è drammaticamente chiaro, non c'è un fronte compatto contro Acea che rischia di vincere la partita. Pompeo spera nei tempi supplementari, si augura che l'autorità per l'energia non decida nei prossimi giorni, trovando sul tavolo solo la proposta di Acea. Convocherà per questo subito una nuova assemblea, sperando che almeno in quell'occasione si arrivi ad una decisione, ma è una corsa contro il tempo. Da una parte abbiamo la proposta presentata dal gestore, dove richiede 77 milioni di conguaglio da recuperare in un arco temporale che va dal 2021 al 2027, dall'altra parte la proposta della STO di un conguaglio nettamente inferiore, pari a 34 milioni di euro, e oltretutto recuperabile in un arco temporale molto più ampio che va dal 2021 fino al 2033, anno in cui termina la convenzione con l'attuale gestore. A ciò si aggiunga che la STO aveva anche proposto delle tariffe agevolate per le famiglie bisognose. Quindi una delibera che secondo me andava valutata con più serietà e con più accortezza da parte dei sindaci.